Giovanni Giorgetto, momento importante per la sanità pubblica molisana, soprattutto qui a Termoli, dove si inaugura il primo centro operativo territoriale. L'ASREM mette in campo le sue risorse e le riorganizza per assicurare l'assistenza da chi lascia l'ospedale e viene portato altrove. Sì, devo dire che è una giornata importante, l'attivazione delle GOT, è un modello organizzativo che comunque conosciamo e che oggi trova una sua allocazione e trova del personale dedicato. Con questo ringraziamo tutto il personale che negli anni addietro si è occupato di prendere in carico i pazienti e quindi interconnettersi, ecco, mettersi in rete con i vari setting che vengono utilizzati per questi pazienti e quindi confrontarsi con l'ospedale di comunità di Larino, con l'ospedale, con i problemi sociosanitari, quelli del territorio, quindi con le ATS e con 118 e con la continuità assistenziale. Sicuramente è un'evoluzione in bene, anche aspettando l'applicazione completa del decreto 77 a cui la Regione sicuramente sta già lavorando. Diciamo che sì, va a perfezionare quella che è l'integrazione tra medicina ospedaliera e medicina del territorio. Ma sicuramente sì. Sono dei dati che noi nel Basso Molise, ma immagino in tutta quanta la regione Molise, sono delle attività che abbiamo comunque svolto, ma che vengono potenziate da questa nuova rete, anche per la complessità che nei prossimi mesi, sicuramente aumenterà. Quindi ci saranno interlocuzioni anche, con il numero unico 116-117, della continuità assistenziale, diciamo dell'emergenza. Probabilmente ci saranno le attivazioni delle UCA, le unità di continuità assistenziale, quindi l'attivazione delle case di comunità. Nel Basso Molise abbiamo quattro case della salute che verranno trasformate, quindi nel rapporto con la medicina generale e diciamo con, ripeto, l'ospedale, con gli ambiti sociali, con i medici di medicina generale e con l'emergenza-urgenza.